Ciao a tutti da Carla, su Divertirsi in Cucina. Oggi prepariamo insieme una torta semplice e veloce, una torta al limone e yogurt. La sto preparando per la colazione e ho pensato di registrare il video. È veramente una torta semplice, però è veramente buona, quindi mi faceva piacere condividere con voi anche questa ricetta. Come ingredienti abbiamo bisogno, gli ingredienti sono anche semplici da ricordare perché abbiamo bisogno di due uova, 200 g di zucchero e 200 g di farina. Poi abbiamo bisogno di succo spremuto di un limone e la scorza grattugiata di un limone non trattato, poi di uno yogurt. Io sto utilizzando questo vasetto che è da 150 grammi ed è uno yogurt al limone, però potete utilizzare anche lo yogurt bianco. E poi 80 grammi di olio di semi di girasole. Se preferite potete utilizzare 100 grammi di burro fuso. Credo di avervi detto tutto, possiamo iniziare. Allora, all'interno di una ciotola inserisco le uova e lo zucchero e mescolo con lo sbattitore elettrico. A questo punto aggiungo lo yogurt al limone. Come vi dicevo, potete utilizzare anche lo yogurt bianco, ma utilizzando lo yogurt al limone la torta esce con un sapore più intenso di limone. Non ricordo se tra gli ingredienti vi ho detto una bustina di lievito, ve lo dico adesso, una bustina di lievito. Adesso intanto mescolo lo yogurt. A questo punto aggiungo i liquidi, quindi l'olio di semi di girasole e il succo spremuto di un limone. Mescolo. E per finire aggiungo farina, lievito e scorza grattugiata di un limone. Incorporo bene il tutto. Verso l'impasto all'interno di uno stampo. Per la cottura dovete utilizzare uno stampo da 20, precedentemente imburrato e infarinato. Io sto utilizzando questo stampo a cuore in silicone perché non avevo voglia di imburrare e infarinare lo stampo. Però, come vi dicevo, utilizzate un classico stampo da 20, anche da 22 può andar bene. Io questo stampo l'ho acquistato all'IKEA, ve lo dico a titolo informativo. Infornate in forno caldo statico a 180 gradi, i tempi di cottura ve li dico dopo. Ecco qui la torta appena sfornata, l'ho tenuta in forno 40 minuti, ma mi raccomando fate sempre la prova a stecchino per verificare la cottura. Adesso la lascio raffreddare un pochino all'interno dello stampo, poi la tiro fuori e ve la faccio vedere tagliata. Ed eccola qui, la torta è pronta per essere gustata. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. E mi raccomando, se la provate fatemi sapere. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e se il video vi è piaciuto lasciateci un pollice in su. Ciao a tutti, al prossimo video!